Bentornati in questo video. Questa volta parleremo di un altro grande maestro, parleremo del leggendario Hirokazu Kanazawa. Kanazawa è uno dei maestri più amati, più ricordati, più rispettati del mondo del karate. Parlando della vita di Kanazawa, non descriveremo una vita di azione e di chissà quali imprese, ma sicuramente riassumeremo la vita di un grande uomo che ha dedicato la sua vita al karate. Come già detto, Kanazawa è uno dei maestri più ricordati nella storia del karate, soprattutto per il suo contributo sincero e continuo per più di 50 anni alla pratica marziale. Kanazawa è nato il 3 maggio 1931 a Iwate. Kanazawa nasce in una famiglia molto povera. Suo padre era un pescatore, purtroppo morto poi in giovane età. E quindi sua madre rimase con Kanazawa e i suoi due fratelli, di cui uno diventerà poi medico e un altro continuò l'attività di pescheria iniziata da suo padre. Fino a quel momento lì niente di tutti questi elementi potevano indicare poi quello che sarebbe diventato poi in realtà Kanazawa durante la sua vita. Durante la carriera universitaria inizia anche la pratica come pugile e successivamente, che però diventa più difficile da dire. Durante la carriera universitaria inizia la pratica di box e judo. Tra l'altro arriverà al grado di secondo dan nel judo. Quindi già iniziava anche appena la sua carriera universitaria, iniziava anche contemporaneamente la passione per le arti marziali e la lotta. Negli anni 40, grazie ad un amico di suo fratello, Yamashiro, entra per la prima volta in contatto con il mondo del karate. Questo amico di suo fratello era un praticante di arti marziali, in questo caso appunto di karate, e durante una pausa di vacanza si incontrarono per l'appunto Okinawa. Questo Yamashiro era un ragazzo a cui piaceva anche bere, quindi durante le vacanze, grazie a questo suo diciamo piccolo vizio, successero un po' dei tafferugli che videro entrare in azione la polizia, in particolare un poliziotto locale che era abbastanza rinomato per la sua conoscenza delle arti marziali e del judo e quindi era molto temuto per questa sua esperienza. Nel tentativo di sedare una piccola rissa che era avvenuta, Yamashiro si trovò faccia a faccia contro questo poliziotto praticante di arti marziali e, ingaggiato il combattimento, con facilità riuscì a colpirlo e a rompergli il naso, mettendolo fuori combattimento. Kanazawa rimase colpito da questa esperienza e decise così di iniziare a praticare karate. Kanazawa quindi provò subito a frequentare dei corsi di karate, ma non ne rimase soddisfatto. Nel 1951 Kanazawa si iscrive alla Nippon University di Tokyo, dove inizia a frequentare un corso di karate appunto. Tuttavia, anche in questo caso, non rimarrà soddisfatto. Questo non si afisce di permesso. Ebbe la fortuna di assistere a un'esibizione di karate tenuta dagli studenti della Tokushoku University. A quel punto Kanazawa non ebbe dubbi, abbandonò la sua università per trasferirsi nella nuova università dove finalmente avrebbe iniziato la pratica del karate. Gli studenti del corso di karate di questa università erano considerati i più forti del paese. Infatti, rispetto alle altre scuole che Kanazawa aveva visto, questa era l'unica scuola che studiava il combattimento, studiava i kata, studiava le applicazioni, la lotta a terra, le leve, le proiezioni, tutti elementi che a Kanazawa gli sembravano chiaramente indispensabili per una buona pratica. Si dedicò talmente tanto alla pratica del karate da arrivare a praticare fino a 5-6 ore al giorno, trascurando però gli studi. Per recuperare quindi arriverà ad allenarsi di notte e studiare di giorno. Quindi lui si allenava 6 ore al giorno, iniziò a rimanere dietro negli studi, sì. Non volendo rinunciare comunque agli allenamenti, cercava di recuperare lo studio di giorno e continuava ad allenarsi di notte. Questo gruppo di studenti di karate universitario era capitanato da Gichin Funakoshi, che ogni tanto faceva visita loro per fare lezione. E Kanazawa era appunto quello incaricato di andare a prendere il maestro, di portarlo all'università e poi di riportarlo a casa.
Nel 1956 Kanazawa venne promosso terzo dan e riuscì anche ad ottenere il diploma presso l'università. Come molti altri giovani neolaureati, si appassionò poi al mondo aziendale. Ottenuto il diploma, una famosa società del posto decise di fargli la proposta di assumerlo. Ma nello stesso periodo Nakayama, di cui abbiamo parlato, lo voleva come istruttore nella JKA, la federazione giapponese di karate che Nakayama stesso aveva fondato. Così Kanazawa si ritrovò un bivio della sua vita: scegliere la carriera aziendale o dedicarsi alle arti marziali. Beh, non ebbe dubbi. Nel 1957 riesce ad ottenere il diploma come istruttore presso la federazione. L'obiettivo della federazione era poi di divulgare il karate mandando gli istruttori anche nelle altre università. Per fare questo, la formazione di questi istruttori era dura e severa, perché naturalmente dovevano rappresentare il meglio del karate. Purtroppo però pochi giorni prima, a causa di un brutto incidente, si ruppe il polso. A questo punto dovette prendere in considerazione il fatto di non poter più partecipare alla competizione. Aveva però già avvertito i suoi parenti, in particolare sua madre, che sarebbe venuta a vederlo.
Desideroso di non dare un dispiacere a sua madre, decise lo stesso di combattere, quindi con una piccola fasciatura cercò di mettere al sicuro il polso e cominciò a disputare tutti i combattimenti. Beh, con incredibile maestria riuscì solo con una mano a parare e a controllare i colpi degli avversari, mentre con i piedi riusciva a calciarli per ottenere i punti. Kanazawa vinse il torneo con un polso corto. L'anno dopo, nel 1958, ottiene nuovamente la vittoria, questa volta anche nel kata, non solo nel kumite, diventando il campione assoluto della competizione. Dobbiamo dire che le prime competizioni di karate erano molto dure, non si facevano sconti, i colpi erano portati senza alcun tipo di protezione, non esistevano né guantini né altro. E in realtà il suo primo posto fu un pareggio, perché nella finale si ritrovò a combattere contro Takayuki Mikami. I testimoni di questo combattimento illustrano questo combattimento come uno scontro quasi mortale fra questi due grandissimi atleti, tant'è che alla fine la giuria decise, in via del tutto eccezionale, di proclamarli entrambi vincitori, facendogli così dividere il premio del primo posto. Successivamente, nel 1961, ottiene il quinto dan e si trasferisce a Hawaii per insegnare. Il progetto della JKA era quello di mandare un maestro, diciamo, in ogni parte del mondo dove far conoscere il karate e soprattutto dove poter permettere poi a tutti gli atleti di partecipare alle competizioni che loro organizzavano. Kanazawa così, come detto, fu mandato alle Hawaii. Sbarcato alle Hawaii, però, la vita non fu facile all'inizio. Comunque erano presenti già altri corsi di altre arti marziali, quindi non vedevano di buon occhio uno straniero che arrivava e metteva su dei corsi. Decisero così di sfidare il maestro Kanazawa per dimostrargli che non c'era posto per lui in quel momento sull'isola. Ci furono diverse mediazioni per non far arrivare agli scontri questi capi scuola, ma alla fine, mentre qualcuno si tirò indietro, tanti altri invece decisero comunque di combattere per cacciare, diciamo, questo straniero. Beh, nessuno riuscì nell'intento di battere Kanazawa, che riuscì a vincere tutti gli incontri e a dimostrare così che era un maestro di tutto rispetto. Trasferisci poi nel luogo di nascita del karate, Okinawa, per studiare nel maggior numero possibile di dojo. Quindi abbiamo questo personaggio che è già un maestro, già un esperto, vanta risultati anche nelle gare importanti, ma nonostante questo aveva sempre voglia di imparare, quindi decise appunto di trasferirsi ad Okinawa, dove ha visitato dei dojo storici allenandosi con maestri molto importanti. Nel 1965 inizia con altri maestri un tour che lo porterà in giro per il mondo per diffondere la pratica del karate. Contemporaneamente a questo progetto, insieme alla JKA, realizza una serie di video mirati ad illustrare l'applicazione del karate nella vita di tutti i giorni come difesa personale. Questi sono i primi documenti storici video, e sono video anche ben fatti, dove Kanazawa, insieme agli altri maestri, appunto, illustrano tutte le migliori tecniche di karate estrapolate dai kata e dalle tecniche che loro praticavano. Thank you.
per un anno mantiene anche il ruolo di istruttore della Federazione Britannica di Karate. Ma il suo incarico per contratto doveva essere solo di un anno, e infatti alla fine dell'anno Kanazawa abbandonò appunto la carica. E questo provocò amarezza e delusione a causa dell'enorme popolarità che aveva guadagnato con questo incarico, con questo lavoro. Tutti gli atleti aderenti alla federazione in pratica reclamavano che Kanazawa rimanesse al suo. Al finire degli anni 60 Kanazawa viene mandato in Germania, dove anche qui avrà il compito di divulgare il karate al di fuori del Giappone. Nello stesso periodo deve essere entrato in contatto con qualcuno dell'industria cinematografica, perché praticamente partecipa come attore comparsa in alcuni film inglesi e anche indiani. Però sarà una piccola parentesi, perché Kanazawa poi non porterà avanti questo progetto di dedicarsi anche al cinema, volendo rimanere fedele alla sua pratica di divulgatore del karate. Nel 1977, quando ormai aveva raggiunto il grado di settimo dan e dopo più di 20 anni all'interno della federazione, Kanazawa sarà però costretto a lasciarla. La JKA abbandona così Kanazawa. Diciamo che ufficialmente non ci sono le spiegazioni di questo, chiamiamolo, licenziamento, ma voci di corridoio danno come possibili due motivi. La prima versione dei fatti vede Kanazawa presentare lui stesso la lettera di dimissioni, perché dopo una vita passata a girare il mondo per divulgare il karate si sentiva responsabile di non averlo fatto nel modo giusto, quindi per questo decide di abbandonare il suo incarico e di dimettersi dalla federazione, dalla JKA. La seconda versione invece prevede che sia la federazione stessa a licenziare Kanazawa. Sì, infatti abbiamo una situazione di nervosismo all'interno della federazione, dove diciamo il presidente Nakayama faceva un po' da padrone. Questo però iniziò a far sorgere dei malumori diffusi tra gli insegnanti e i maestri che comunque portavano avanti la federazione. Furono proprio gli altri maestri a fare delle pressioni affinché Kanazawa assumesse un ruolo di guida all'interno della federazione, e per tutta risposta si ottenne il licenziamento di Kanazawa. Praticamente dai piani alti cominciavano ad aver paura di essere magari scavalcati, e quindi decisero il licenziamento immediato di Kanazawa. Questa uscita di scena dalla JKA di Kanazawa però provocò una reazione che poteva essere prevedibile, ovvero Kanazawa fondò la sua associazione di karate, e grazie alla sua conoscenza del karate e soprattutto alla sua immagine di uomo per bene, devoto al karate, la sua associazione ebbe subito tantissimi praticanti che iniziarono a iscriversi appunto a questa federazione che lui aveva creato. Negli anni 80 e 90 Kanazawa si impegna affinché la sua federazione raggiunga la scena internazionale, fino ad arrivare a fondare delle sedi della sua federazione in tutto il mondo. Kanazawa continua a essere presente nel circuito delle gare di karate come arbitro, e molte volte tenendo delle sue esibizioni all'interno di queste manifestazioni. Nell'aprile del 2000 riceve anche il decimo dan, facendo di Kanazawa uno dei pochi maestri ad aver raggiunto questo grado. Nel 2009, all'età di 70 anni, Kanazawa ebbe un brutto incidente sugli sci, dove lesionò 3 vertebre. Nonostante questo riuscì a riprendersi ottimamente dall'incidente e ricominciò a viaggiare in giro per il mondo, ottenendo di nuovo seminari e allenamenti per tutti gli appassionati di karate. Nel 2012 decide di ritirarsi in Giappone, interrompendo quindi i viaggi e l'insegnamento. C'è da dire che fino a quel momento Kanazawa aveva viaggiato per più di 130 paesi in tutto il mondo, tenendo seminari e formando centinaia di migliaia di allievi. Il 5 aprile 2014 a Tokyo ci fu una cerimonia dove il maestro Kanazawa passò le redini della sua federazione a suo figlio, Nobuaki Kanazawa.
nel corso della sua carriera non si dedica solamente a pugilato, judo e karate, ma approfondisce anche lo studio del Tai Chi e soprattutto delle armi del Kobudo ad Okinawa. Quindi Kanazawa ha contribuito in modo incredibile alla divulgazione del karate, perché ha scritto libri, ha girato il mondo, ha presentato di persona l'arte marziale, ha girato questi video didattici. Possiamo dire che centinaia di migliaia di praticanti non avrebbero mai iniziato a praticare karate se non avessero incontrato sulla loro strada il maestro Kanazawa. Kanazawa purtroppo muore l'8 dicembre del 2019. È una notizia che sconvolge tutto il mondo delle arti marziali e del karate e tutti gli allievi. Verrà ricordato come uno dei grandi maestri seri e umili che hanno veramente contribuito in maniera incredibile alla divulgazione del karate negli ultimi 50 anni. Vi lasciamo con questa considerazione, con questo scritto che viene dedicato a Kanazawa, dove viene praticamente illustrato quello che Kanazawa era per il mondo delle arti marziali.